Ciao a tutti, ieri sono stata a Lidl con Andrea e praticamente abbiamo preso questa crema al cocco e sopra c'è scritto che è un'edizione limitata e c'era al cocco, al cioccolato, al caramello, alla mandorla e altri gusti che non mi ricordo. Io ho deciso di riprendere questa perché adoro il cocco, lo adoro troppo e infatti tra poco farò una torta al cocco che se la volete vedere vi posto il link sotto nell'info box e adesso farò l'assaggio con voi di questa crema. Allora, vi premetto che già è stata aperta e già è stata assaggiata, non da me, però io farò l'assaggio con voi. Allora, ecco qui com'è la confezione. È praticamente in vetro con un tappo di plastica e questo qui e questi qui sono gli ingredienti. Ok, contiene l'olio di palma come ormai tutte le cose, 12% di latte, 6% di cocco grattugiato e comunque sia una buona dose di grassi, ma comunque sia non fa niente. Se è buona non fa niente. Una volta tolto il coperchio, questo qui c'è una pellicola salva freschezza, quindi è una cosa buonissima. Qui adesso c'è un buchetto, io la vado a togliere tutta adesso, perché tanto ormai non servirà più. Ecco qui, senza il coperchio salva freschezza. È un bianco tipo un bianco sporco e all'interno si vedono proprio che ci sono i pezzetti di cocco. Guardate, vedete? Qui ne manca una buona dose, quindi io credo che sia buona. Adesso vado io a fare l'assaggio. Super cucchiaio e vediamo un po'. Allora, ha la consistenza tipo della Nutella di. Sì, perché è uguale. Forse è un po' più dura, però leggermente. Adesso assaggio. Allora, ha un sapore buonissimo, davvero. E il sapore è identico al Raffaello, quello della Ferrero, ugualissimo, identico, proprio non ci vedo molta differenza, proprio come se fossero la stessa cosa. Devo dire che anche il prezzo è stato buono perché l'ho pagata 1,49 euro per 200 grammi, quindi io credo che davvero, cioè come vedete alla fine è molta, non è poco. In più c'è una confezione di vetro che potete usare come un bicchiere, come qualsiasi altra cosa. E il sapore è davvero davvero fantastico. Perciò se vi trovate a Lidl io senza dubbi vi consiglio di prenderla questa. Finché ci sarà perché credo che sia un'edizione limitata come c'è scritto sul coperchio. Adesso vi saluto e se volete vedere la realizzazione di un dolce fatto con il cocco in cui uso questa crema, lo trovate nell'info box.